Infatti, ma Berlusconi nessuno può mettere in discussione che è il leader del partito, quindi è il candidato naturale. Il fatto poi che Fini sia il leader naturale futuro di quest'area, ma mi sembra una cosa evidente. Tra Quindi si può l'altro, dire a voce alta che si lavora per la leadership. il suo collega oggi su un quotidiano concorrente, il suo collega Ugo Magri, ha scritto, giustamente mi ha fatto molto Sulla piacere, stampa, se sulla no sembra stampa, che. mi ha fatto molto piacere che ha scritto. Dice sbaglia chi pensa che Bocchino lavora per se stesso, cioè voglio dire, per me dal punto di vista personale questa cosa mi crea più problemi che altro, insomma, se stavo fermo Certo. potevo ottenere molto di più nel percorso personale interno, è chiaro, è un lavoro che è 100% dedicato a Fini e al suo percorso futuro, questo lo dico con grande chiarezza, al 100%, quindi non esiste nessuna ambizione se non quella di rafforzare il ruolo di Fini a livello nazionale ed internazionale, convinti come siamo che Fini sia il leader naturale della destra italiana del futuro nell'ambito di una destra europea dove i consensi di Fini, europea ed occidentale, dove i consensi di Fini sono molto, 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 e sottolineo 3 volte molto, superiore a quello che in Italia si immagina. Scusi, vabbè, a parte il discorso sul futuro di Fini, che se io fossi Fini comincerei a sospettirmi, perché del futuro di Fini si parla da 20 anni e Beh, prima o poi arriverà. infatti, dico, negli ultimi 20 anni ha preso un partito al 3,9%, l'ha portato al 15,6% il massimo, ha fatto il ministro degli esteri, il presidente della Camera, il vicepresidente del Consiglio, è più futuro di questo costruito, che altro doveva fare? E del resto fare futuro è proprio un dia di questo tipo. Ma le voglio chiedere però, abbiamo pochi minuti ancora, due cose. Primo, sul caos liste, si può davvero reggere la posizione ufficiale? Noi non abbiamo colpe? Beh, guardi, io penso che veramente ci sia stata una strategia in quel momento per escludere la nostra lista, perché i nostri erano dentro, il magistrato ha sbagliato nella migliore delle ipotesi, in buona fede, è uscito, ha urlato, ha detto mettetevi a posto. Il magistrato deve prendere la lista tramite il cancelliere anche con 3 ore di ritardo. Se io presento la lista con un giorno di ritardo e dimostro che il mio avversario mi ha sequestrato mentre andavo a presentare la lista, devo avere la Ma possibilità di perché essere riammesso. all'ultimo minuto e all'ultimo giorno eravate ancora lì a traccheggiare? Questo, insomma, un po' li avete Ah, ma aiutati, eh? siamo stati un po' a traccheggiare all'ultimo, sono le cose che ci siamo detti prima, è chiaro che sei Sì, c'è un contro. nesso tra il fatto che non si riuniscono gli organismi, Sicuramente c'è un vogliamo nesso, dirla? ma che noi, sicuramente c'è un nesso, ma che noi non confondiamo questo con il fatto che ci è stato impedito di fatto di presentare la Cioè lista. un po' il collo, la testa sul patibolo l'avete messa da soli. Allora, se noi avessimo usato un saggio metodo, quello di approvare 7 giorni prima nei coordinamenti regionali le liste, 4 giorni prima nell'ufficio di presidenza la ratifica della lista e il giorno che inizia la presentazione andare a presentare la lista, non succedeva. Premesso questo, è successo perché il magistrato non ha fatto bene il suo dovere, perché il cancelliere non ha preso la lista in ritardo, perché i radicali hanno impedito fisicamente che entrassero, è successo perché c'è No, stata una strategia non di si poteva farla cadere. però almeno chiedere scusa, diciamo, ai vostri elettori, dato che siete il primo partito d'Italia e anche il primo partito a Roma, voglio dire, non sarebbe stato, diciamo, comunque un gesto che avrebbero apprezzato i vostri elettori. Ma guardi, io credo che i nostri elettori sanno bene quello che è successo, sanno bene Beati loro, che perché le nostre, sanno noi da due bene, settimane ci no, moriamo. sanno bene che le nostre responsabilità, se ci sono, sono responsabilità pre-incidente alla presentazione della lista. Quindi uno può chiedere scusa per responsabilità precedenti, ma dal momento dell'ingresso dei nostri uomini alle 11:20 all'interno del luogo della presentazione delle liste, noi non abbiamo da quel punto in poi alcuna responsabilità. La parola. E se posso, perché l'ultima, e poi ovviamente immagino che anche voi gli farete domande su questo. Invece c'è la questione che sta sul tappeto ed è la questione del giorno e ce la porteremo ancora per molti giorni. Trani, Rai, Gate. Su questo sembra poi un destino, perché tutte le volte che l'atmosfera si fa calda spuntano fuori la Rai, le intimidazioni, le pressioni, anno zero, eccetera. Che idea si è fatta? Beh, innanzitutto è evidente che c'è un problema di giustizia dell'orologeria, perché che arrivi a 10 giorni dalla campagna dalle elezioni è un problema. Due, c'è un problema di abuso delle intercettazioni, cioè in Italia 120.000 persone adesso hanno il telefonino sotto controllo, se ognuno parla con
20 persone al giorno tra telefonate che fa e telefonate che riceve, sono 2 milioni e 400 mila, tolti anziani e bambini, alla fine voglio dire una persona su 10 che incontriamo per strada ha una telefonata nel corso della giornata che viene ascoltata da qualcuno. Questo è un problema perché in America sono 1700, noi spendiamo 120 milioni l'anno, l'FBI spende... Dicono che in America sono 1700 centrali, poi in realtà in ciascuno degli stati per il federalismo... Sì, ma siamo proprio... cioè l'FBI spende 3 milioni di euro l'anno per intercettazioni negli Stati Uniti d'America, noi spendiamo 124 milioni di euro l'anno, stiamo parlando di questi numeri. Quindi queste sono le due cose, giustizia e leggeria, eccesso di utilizzo di intercettazioni. Poi qui qual è il reato? Cioè Berlusconi l'ha detto a tutti quanti che non gli piaceranno zero, che queste trasmissioni sono faziose, cioè voglio dire, non si capisce qual è il reato, un po' di cagnara preelettorale. C'è solo questo? Cagnara preelettorale. Non c'è anche un altro aspetto che riguarda destra e sinistra, però è il solito discorso. Non sarebbe meglio che i membri delle autority non venissero scelti dal Parlamento, non venissero scelti tra uomini del Parlamento? Ha ragione, non abbiamo fatto noi quella legge, ha ragione, no, sono d'accordo con lei. La RAI non sarebbe meglio, e questa legge l'avete fatta voi. Io sono per privatizzare la RAI e per far sì che nelle autority non vadano persone che hanno avuto una testa di partito o un incarico di partito. Non è come con le province, le leggi non le abbiamo fatte e continuano a sì crescere. Ma non le abbiamo fatte noi queste leggi, cioè la legge sulle autority mica l'abbiamo fatta noi. Ultima domanda, Zuccolini, è quello che ha parlato meno. No, quindi andrete rapidamente verso una legge che regola il problema delle intercettazioni, quindi. Beh, dobbiamo fare assolutamente una legge per regolare le intercettazioni. Non dobbiamo assolutamente spuntare quest'arma investigativa ai magistrati, perché è importantissima per la lotta alla criminalità organizzata e per reati di allarme sociale. Dobbiamo ridurle nel numero, nei costi, nel tempo, e dobbiamo evitare che un magistrato dice vabbè, intanto mettiamo 100 numeri di telefono sotto controllo e poi vediamo fra 6 mesi che cosa è venuto fuori, e questo oggettivamente non è possibile. Dobbiamo fare una legge che deve essere una legge corretta nei confronti dei magistrati, senza spuntare l'arma investigativa. Dobbiamo colpire l'uso senza l'abuso senza danneggiarne l'uso. Bocchino, visto che siamo alla fine, lei è stato cortesissimo ospite, ci ha raccontato anche delle cose molte del tutto inedite sul progetto Generazione Italia, ma non è una fesseria che i talk show siano così compressi e addirittura proibiti in una parte del cielo televisivo in campagna elettorale? Dipendesse da me, non metterei nessun limite ai talk show. Io penso che anche... Quindi Generazione Italia, prima ancora di nascere, è contro nessuno, queste... Come lei sa, io vado anche in trasmissioni, voglio dire, le più faziosi e le più squilibrate possibili. E sono come sempre... io so perché la seguo, non perché questa no, sia... No, non perché lo è questa, perché sa bene che, Nella voglio Santoro. Dire... Io sono andato da Santoro la prima puntata di quest'anno quando... nessuno, voglio dire, c'era la tesi addirittura di boicottare, sono andato a Ballarò, cioè io sono del parere che se vado da Santoro e fa quattro persone in centrosinistra contro di me da solo e fa una trasmissione faziosa tutta a favore del centrosinistra, io ho dovere di andare e di smontare le accuse che fanno e devo portare a casa il doppio risultato: uno, andare a spiegare la nostra tesi; due, far emergere la faziosità lì. Non serve chiudere, è un buon contrappeso per la democrazia che ci siano trasmissioni che pendono un po' contro chi governa? Credo che sia un contrappeso naturale. Se non venissero fatte con i soldi pubblici sarebbe molto meglio, però. E su Mediaset le farebbe? Ecco, ad esempio, su Mediaset, come lei sa benissimo, è possibile farlo. Lei è stato per molti anni direttore dell'informazione Mediaset senza subire mai una pressione, quindi voglio dire. Anzi, devo dire la verità che le lamentele migliori, se dovessimo avanzare delle lamentele, le più serrate, bisognerebbe avanzarle dal punto di vista del trattamento politico, a volte più a come ci tratta Striscia la Notizia, Le Iene o altre trasmissioni di Mediaset, che voglio dire a più volte, loro che hanno zero. A volte anche nei confronti del Presidente del Consiglio sono molto duri. Va bene, noi abbiamo cercato di tirarle fuori tutto quello che potevamo su Generazione Italia, soprattutto perché è evidentemente il nuovo oggetto dell'interesse, della curiosità e del sospetto sotto il cielo della politica. Grazie ovviamente a Italo Bocchino, grazie a Zuccolini e alla Di Caro, grazie a voi. E tra poco abbiamo un'altra esclusiva.